Siamo qui col vicepresidente del Siracusa Marco Mauceri e volevamo chiedergli come è andata la riunione di ieri col presidente Salvoldi e quali saranno quindi eh. le linee guida che seguirà la società durante l'arco di quest'estate per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Ma, eh, il presidente è rientrato lo scorso fine settimana, quindi è già da qualche giorno qui a Siracusa, siamo in contatto costante anche perché... I problemi la cui soluzione è di immediata scadenza sono diversi. Il primo tra tutti è quello legato all'iscrizione al prossimo campionato di prima divisione, eh, che per eh, realizzarlo sarà necessario uno sforzo eh, grande, non dico enorme ma grande, eh, che in questo momento la società, la società sta cercando di pianificare eh, perché le scadenze sono incombenti. Il 25 giugno c'è la prima che è quella relativa al pagamento degli emolumenti. Dei calciatori fino al mese di aprile e poi entro il 30 giugno bisognerà presentare tutto il resto della documentazione con il corredo chiaramente anche dei versamenti eh, richiesti. Eh, adesso chiaramente stiamo con il presidente eh, predisponendo tutto: abbiamo anche dei crediti che dobbiamo riscuotere dalla Lega legati agli incassi dei playoff, legati ancora al saldo della legge Melandri, eh, legati anche alla valorizzazione di alcuni giocatori che hanno militato nelle nostre file in questa stagione e quindi il. Il compito che ci aspetta è un compito arduo, difficile, che adesso una volta programmato vorremmo esporre a tutta la città, all'opinione pubblica, nel corso di una conferenza stampa che quanto prima indiremo e che mi auguro venga seguita in modo attento da tutti i mass media, da tutti i giornali e da tutte le televisioni perché eh, si tracceranno quello che lei mi chiedeva. Eh, i programmi non tanto per, il, per la prossima stagione quindi legati eh, a obiettivi e quindi strategie di mercato ma intanto i programmi legati alla sopravvivenza del Siracusa che a nostro avviso intanto è la cosa che bisogna tutelare perché tutelando intanto l'iscrizione, tutelando e salvando la categoria salviamo anche il patrimonio dei giocatori e quindi anche la possibilità di fare mercato eventualmente. Benissimo, quindi in base a quello che ci ha appena detto, eh, cosa riferirete ai giocatori del Siracusa che ancora devono tornare e aspettano risposte concrete da parte della società? Ma, intanto è importante il rientro del Presidente in sede perché, come abbiamo già detto prima, avremo modo di chiarirci bene le idee in merito al percorso da seguire che deve eh, servire a portare il Siracusa all'iscrizione al prossimo campionato. E, nello stesso tempo, una volta raggiunto questo primo fondamentale obiettivo,. Eh, avevamo in programma, così come abbiamo detto proprio a ridosso della conclusione della partita eh, che abbiamo fatto in casa con il Lanciano e che ha sancito purtroppo eh, la nostra esclusione dai playoff, play eh, di incontrare tutti i giocatori che possono eh, essere incontrati perché ce ne sono alcuni addirittura che sono fuori dall'Italia, chi ha altri programmi magari è in vacanza, eh, con i quali quelli soprattutto con i quali abbiamo un contratto in essere anche per la prossima stagione, eh, per stabilire anche con loro, eh, in base anche alle richieste che loro sicuramente avranno ricevuto in questo periodo, l'incontro lo faremo anche con l'allenatore e con tutto lo staff tecnico, eh, per metterli al corrente dei nostri programmi e anche capire quali possono essere le loro intenzioni per eh, un'eventuale altra stagione a Siracusa. Quindi in questo momento non mi esclude che... Possa però esserci qualche partenza eccellente se i giocatori non dovessero vedere eh, soddisfatte le loro... Diciamo ambizioni. Certo. L'intendimento della società è quello di, l'abbiamo detto più volte, è quello di fare, se è possibile, se ci sarà consentito e dalla disponibilità di risorse eh, personali e dal coinvolgimento in questo progetto delle forze produttive, delle forze istituzionali, della città nel, nella sua interezza, di fare un campionato con le stesse ambizioni di quello appena concluso. Eh, è chiaro dico che sarà un percorso a ostacoli, non sarà semplicissimo da mettere in piedi, l'intenzione sarebbe quella di partire da uno zoccolo duro di ragazzi che hanno già militato con noi nel corso della stagione scorsa e lì inserire qualche altra pedina che potrebbe dare il proprio contributo a un progetto di questo genere. Se eh, il programma dovesse essere diverso e lo potrebbe essere in virtù della disponibilità di esigue risorse finanziarie, allora... A quel punto è chiaro che non si può escludere anche tra virgolette, in modo molto brutale di far cassa anche con qualche pezzo pregiato, molto richiesto anche da società di serie maggiori e chiaramente ce ne priveremmo a malincuore, ma è sempre legato a un obiettivo principale che è quello della salvezza del Siracusa. Le faccio un'ultimissima domanda, la vedo comunque molto. Mh, mh. Preso dal progetto Siracusa, quindi quella di ieri che abbiamo letto era solo una provocazione? Il fatto che lei e il presidente vogliate lasciare in caso di noi oh. acquirenti o? veramente queste, state paventando questa idea no, il progetto Siracusa o lo segui non solo da appassionato ma anche eh, dedicandosi molto a questo progetto con tante energie non solo eh, finanziarie ma anche di tempo e di, di impegno eh, o altrimenti è meglio che non lo si faccia la nostra eh, proposta non è stata una provocazione, l'abbiamo detto molto chiaramente, siamo disponibili tutt'oggi a farci anche totalmente da parte, quindi cedere il timone e eh, la proprietà del Siracusa ad altri soggetti che chiaramente devono poter in qualche modo dimostrare di far meglio di noi, devono convincerci con un progetto serio a poter far meglio di quello che abbiamo fatto noi e che dico senza dire, un minimo di imbarazzo non sarà facile poter realizzare un programma come quello che noi abbiamo realizzato eh, con il contributo devo dire molto attivo da parte della città e eh, che c'è stato, dico, soprattutto nell'ultima partita, dico, poteva essere maggiore nel corso della stagione, però dico, è anche vero che bisogna riconoscere che questa città nei momenti importanti riesce a dare un segnale importante. Eh, I giocatori sarebbero tutti felicissimi di rimanere a Siracusa, noi come eh, soci vorremmo continuare in questo progetto, però è chiaro dico, che non avendo ad oggi certezza di quelli che possono essere gli obiettivi obiettivi da programmare, è giusto, dico che se c'è qualcuno, se c'è qualcuno serio che viene e propone un progetto noi lo valuteremo e se è il caso siamo pronti fin da subito a farci da parte. Giuro con questa concludo. Cosa si rimprovera o cosa pensa non sia andato l'anno scorso nella stagione appena conclusa, per non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo prefissato a giugno dell'anno scorso? Ma guardi, il, il rammarico dico, è legato soprattutto alla, alla gestione dei playoff. Io, eh, ripeto, ero convinto che nella fase dei playoff questa squadra riuscisse a confermare quanto di buono fatto nel corso del campionato. Eh, è stata una squadra che ha recitato un ruolo da protagonista nel corso della stagione. Come sappiamo sul campo ha vinto il campionato. Se avessimo avuto... Lo stesso tipo di gestione, con la stessa intensità, con la stessa cattiveria agonistica mostrata in certe partite nel corso della stagione, anche in quelle che ci potevano vedere impegnate nei playoff, oggi staremo parlando di un obiettivo raggiunto. Purtroppo dico, questo è il rammarico che rimane per la stagione nella sua interezza. Poi c'è sicuramente da fare diciamo, un esame di coscienza per il discorso del budget che abbiamo. E purtroppo dico sbagliato nella sua programmazione e che ci ha portato a dei punti di penalizzazione che ad oggi sicuramente hanno un peso importante nell'economia del campionato e che hanno penalizzato il risultato sportivo conquistato sul campo più che veramente la società. Quindi... È una norma che io mi auguro che il, tutti gli enti preposti all'emanazione di queste norme e regolamenti eh, possano valutare seriamente di modificare perché è una norma troppo afflittiva e che sbaglia secondo me obiettivo perché non penalizza la società, potrebbero utilizzare delle multe, delle sanzioni anche eh, pecuniarie, piuttosto che questi punti di penalizzazione che in realtà deprimono un risultato sportivo e quindi anche frustrano certe ambizioni della piazza. Il eh, piacere più grande, non ricordo se me l'ha chiesto, ma glielo dico, Beh, <ride> è stato chiaramente quello dei 5.000 spettatori contro il Lanciano. Lanciano. Quella è stata veramente una grandissima soddisfazione. Per la aver visto finalmente il De Simone Gremito e quindi mi auguro veramente che in futuro si possano rivedere gli spalti pieni e in categorie anche migliori rispetto a quelle della prima divisione. Io la ringrazio e le auguro di raggiungere col Siracusa la Serie B, perché comunque lei e il presidente Salvoldi avete dato tanto a questa società. Grazie, po callo grazie, grazie. Crepillù.